Cosa ce l'ha lasciata Andrea è questo rapporto della FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, lo diciamo anche per voi che ci state seguendo su Facebook. In Italia si parla tanto di cibo, ma si cucina sempre meno. Questo è vero, ci sono anche degli altri risvolti e degli altri ripieni, delle altre condizioni che cercheremo di analizzare dipanando la matassa oggi in questa puntata dedicata al rapporto della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Perché il tema di oggi, per quanto riguarda l'enogastronomia, è il rapporto tra l'italiano e il cibo, questa ricerca della FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che cosa dice? Che in Italia si parla tanto di cibo, ma si cucina sempre di meno. Ecco, ci è arrivato il messaggio. È il rapporto tra gli italiani e il cibo, è un legame molto forte, soprattutto con le tradizioni, tradizione, e mi piace, no, questa parola, mi piace sempre tanto, è qualche cosa che è tramandato per dizione, come ci ha insegnato la Spisni. Sono quelle culinarie, per gli italiani sono fortissime, il 75% tramanda di generazione in generazione i piatti tipici di famiglia, come se fosse una sorta di dote, come se fosse un regalo, come se fosse un tesoro. Il 98% dice che si tratta di ricette che scaldano il cuore, che evocano ricordi ed emozioni. Beh, il 71,8% degli italiani durante la scelta del piatto da consumare si informa sulla qualità e la provenienza dei prodotti utilizzati. C'è anche una sorta di legame di tipo culturale. Allora, il 64% del campione si definisce conservatore nella propria relazione con il cibo, mentre solo il 35% è orientato alla sperimentazione. In ogni caso, per il 95% degli italiani il cibo è uno dei veicoli che fanno emergere e aiutano a tramandare le tradizioni del popolo. Diciamo sempre qui a Decanter Radio 2 che se arrivasse un antropologo alieno per capire com'è un popolo, deve iniziare a guardare il piatto dove questo popolo mangia e capirebbe moltissime cose. Beh, proprio tutto dovrebbe guardare, tipo i taratuffi, oddio, sì, se capirebbe molto. Capirebbe molto, ma capirebbe anche molto guardando magari nei piatti di un fast food. Beh, certo. E capirebbe anche perché certa aggressività poi viene manifestata a mani in faccia. Che abbiamo detto a proposito del rapporto tra gli italiani e il cibo. Il pranzo della domenica ha un valore simbolico nell'immaginario collettivo. Sono quasi il 70% degli intervistati si riunisce durante i giorni festivi con parenti e amici per pranzare, cenare, parlare, magari poi riassaggiare tutti quei piatti della tradizione e rievocare piacevoli momenti. Succede anche con gli amici, il valore del cibo condiviso, il valore del cibo fatto e raccontato, tutto quello che ormai in senso moderno si chiama storytelling. Ah, bello, termine in inglese, ma in italiano la rava la fava. Il racconta storie. Sì, il canta storie, cioè quello che ti racconta delle storie che fanno parte di quel valore che va oltre il valore meramente intrinseco del prodotto. Perciò il valore metafisico di un vino non è il liquido, la bottiglia.